Ciao tesori miei, buongiorno e ben ritrovati sul mio secondo canale. Oggi un ennesimo Get Ready With Me dove sono di corsa, ma ormai abbiamo capito che questo format non ci dispiace né a me né a voi e quindi continuo imperterrita a venire qua da voi anche se ho poco tempo. Allora, amori miei, oggi volevo parlarvi di alcune cose che sono successe e sfrutto questo Get Ready With Me appunto per farlo. Un attimo che sono senza occhiali, non trovo la roba, non mi ritrovo proprio. E allora, intanto siamo quasi addirittura d'arrivo con la cabina armadio, quindi le robe che vedete dietro, io adoro che ho talmente tante extension che sembra che ho le orecchie scollegate, ma in realtà è l'effetto delle extension, vabbè. Che poi pure se ce l'avessi così sarebbero carine, sembrano tipo degli elfetti, adoro. Comunque, anzi, tema natalizio, le addobbo pure. Comunque, fatto sta. Devo parlare di un po' di cose perché nell'ultimo periodo sono state fatte troppe, si è parlato troppo e quindi approfitto di questo appunto Get Ready With Me per mettere un po' uno stop a tutte quelle che sono delle parole molto fuori luogo che ho sentito nei miei riguardi e anche nei riguardi della mia fidanzata, perché comunque sono state dette troppe cose. E per tanti motivi noi non abbiamo ancora in realtà parlato. La verità è che stiamo decidendo se sul principale canale fare effettivamente un video oppure no riguardante tutte queste cose che stanno succedendo, ma la verità è che come per esempio il video che ho fatto riguardante la scuola di Lara, no? Che l'ho fatto qua sopra per non andare a sporcare quel canale, la stessa cosa, lo stesso ragionamento diciamo che lo farei riguardante quell'argomento, quindi mi dispiacerebbe pubblicare un video che non ci azzecca niente con i Vlogmas solo perché non riusciamo proprio ad andare avanti dopo che è successo quello che è successo e non riusciamo proprio ad andare avanti con questa situazione e l'hating è diventato pesantissimo e qualsiasi cosa io faccia è vista male più del solito e questa cosa, vi dico la verità, mi sta mettendo a dura prova sia proprio la mia salute, vi dico proprio la verità, perché stare comunque davanti a persone che qualsiasi cosa tu dica o faccia, comunque secondo loro c'è o un secondo fine, o una bugia, o una costruzione, o altro, è pesantissimo. Una delle cose infatti che mi è stata vomitata addosso è stato il fatto che io sia falsa, ma non è la verità. La verità però è che negli anni, ed è questo un concetto che proprio non riesco a far capire nemmeno alle persone che sono a fianco a me, ed è per questo che mi è stata data della falsa, ci sono delle cose che sul web non possono andare e non è essere falsi, non raccontare, soprattutto se non si è l'unico protagonista della cosa che succede. Perché? Perché quella frase è stata detta riguardante il fatto che appunto negli anni io non ho mostrato tutti i problemi che ci sono stati nelle mie precedenti relazioni. Al massimo ho potuto accennare qualcosa dopo, ma durante io non mi sono mai permessa, in realtà nemmeno dopo, perché non ho raccontato proprio nulla. Però questa cosa è stata vista come falsità e non è vero, non è questa la verità. La verità è che ho protetto chi avevo vicino, l'ho protetto per anche un fattore di rispetto. E quindi io, anche se magari ho potuto subire delle cose, io, e non parlo per forza della mia ultima relazione, io parlo in generale, raga, io parlo in generale nella vita. Anche se magari ho potuto subire io, come io sicuramente, quando una relazione finisce c'è sempre la colpa di entrambe le parti, questo è sicuro. Però se ho potuto subire qualcosa e se non l'ho raccontato, ripeto, non è falsità, ma è anche una tutela. È una tutela anche per il fatto che comunque ci sono sempre state le bimbe, quindi questo che vuol dire? Che se io dico una cosa sul web di un certo tipo, magari la bambina adesso non ha visto quella persona in un determinato senso, diciamo, mettiamola così, da grande, sì, comunque non è una cosa bella, cioè io continuo a ribadire il fatto che nella mia vita non ci sono solo io, ci sono soprattutto le bimbe, quindi a me non mi importa di passare per questo, quest'altro, non me ne frega niente. Io se sono stata zitta, anche prendendomi insulti che non dovevo prendermi, è perché, ripeto, io so qual è la verità e so, ho sempre saputo ovviamente qual è la verità. E se non ho parlato negli anni non è stato per falsità o se ho cercato di giustificare o altro, l'ho fatto per un bene superiore, ovvero il bene delle mie figlie, punto. E se questo viene visto come falsità, onestamente non mi interessa perché io so che non sono una persona falsa e so che ho scelto di mettere la mia vera vita sul web, scegliendo però di metterne solo una parte, come è normale ed è giusto che sia.
E tutte le persone che mi hanno appunto giudicato falsa per questo, onestamente, facessero pace col cervello e iniziassero a capire come funziona il web, perché sul web semplicemente non puoi mettere tutto, non si può fare perché come ti vedono le persone che ti vogliono bene, purtroppo ti vedono anche quelle che ti vogliono male. Io l'ho sempre detto, se mi avessero guardato solo le tesorine avrei detto al 100% tutto quanto, ma questo non è possibile, non è fattibile ed è normale, ed essere accusata di falsità solo perché appunto non posso raccontare tutto della mia storia è assurdo, è veramente assurdo, perché ripeto, non è una storia che riguarda me, è una storia che riguarda altre persone. Cioè, io sono stata pienamente sincera, per esempio, no, sul fatto della patente. Ho sempre detto, raga, ho fatto un piccolo incidente che non dovevo manco stare alla guida, mi stavo allenando con un mio amico, ho sbagliato, ho fatto un incidente, adesso mi è venuta una paura pazza e non riesco. Questo mi ha fatto vedere come più debole delle persone. Mi sono beccata un sacco di insulti, sei una cretina, sei una mamma, dovresti iniziare a guidare, bla bla bla, però essendo una cosa che riguardava solo me, l'ho potuta raccontare, mi sono presa le mie responsabilità su questo e tanti cari saluti. Ma sulle cose che non riguardano me, che riguardano altre persone, non raccontare o non dire niente, non è falsità, raga, è che è così, punto. Cioè, perché poi vita vera, vita reale, io vado a raccontare delle cose, cioè poi... Il web poi sa, ottimo, però poi nella mia vita... Sì, amore, però poi nella mia vita privata? Quindi, ripeto... Come fai? Amore, mi sto truccando. Quindi, ripeto, è stata una... Voglio truccare in pulizia. Ah, sì. Quindi, ripeto, è una cosa che assolutamente Voglio no. truccare in pulizia. Vieni, amore mio. Vieni, sei un po' qui. Oh, come sei bella! Adesso faccio io, guarda come sei bella! Da qua. Qui, qui, qui. Qui. Okay, anche di qua però, qua. Ok. Brava. Ho Allora, fai così, con questo mettimi sugli occhi, vai. Brava. Allora, per quanto riguarda appunto l'argomento principale poi, che sarebbe questo. Adesso inizio a parlare. Allora, adesso vi ho parlato un po' in generale, adesso andiamo nello specifico per questo qui. Perché? Perché io non mi sono potuta fare una doccia e mettermi una maglietta come al solito? Perché? Ma tu stai facendo credere cose che non ci sono. Quando? Tra una smentita e un'altra? Perché io non ho mai, mai detto che questo me l'ha fatto qualcuno. Mai. Sono state le persone che hanno ingigantito le cose, fatto passare cose per quelle che non erano, hanno parlato e hanno parlato troppo e hanno fatto passare veramente anche la persona che ho al mio fianco come la persona che non è, perché non è. Io capisco la preoccupazione, capisco che si è sbagliato perché si è sbagliato. Infatti noi non è stato diciamo, non so come dirvi, cioè c'è stata una grande crisi tra di noi, è normale, è ovvio. E i miei TikTok, dove mi sono un po' sfogata, dove semplicemente ero triste, sono stati per quello e per l'altra cosa della quale ho parlato della live, ovvero di Natale per Zoe, punto. Ma per il resto, io non ho mai, mai, mai e mai mi permetterei di dire: ah, questo me l'ha fatto qualcuno, perché non si gioca su queste cose, mai nella vita. E vi posso assicurare che non è una cosa della quale parlerei sul web, comunque a prescindere. E se lo dico c'è un motivo, non lo farei mai. Detto questo, rismentisco di nuovo, raga, questo è semplicemente perché mi mancano 8 gradi. Mi mancano 8 gradi. Io non so se lo vedete quanto sono grossi i miei occhiali di spessore. Io pago un sacco per farli rimpicciolire il più possibile, ma escono dalla montatura. Mi mancano 8 gradi o un occhio pigro. Io non vedo assolutamente niente. In questo momento vi sto parlando senza mettermi l'eyeliner, perché se poco poco lo faccio, anzi mi faccio le sopracciglia, perché se poco poco lo faccio senza avvicinarmi lì. Raga, cioè, non c'ho più dell'eyeliner, c'ho l'eyeliner. Cioè, raga, io sono completamente cieca. Quindi, che ho dei problemi agli occhi, poi ve l'ho sempre detto, mi sono peggiorati con l'età, quindi ci sono nata, quindi, vabbè. Questo comporta che sì, posso andare a sbattere, ma non mi sarei mai, mai, mai immaginata che le persone potessero arrivare a fare delle insinuazioni tali. All'inizio, cioè l'insinuazione che è stata fatta è che me l'ha fatta la mia fidanzata. Addirittura hanno detto: ah, si vede che sono delle dita, ma che senso? Sembra un cuore in realtà. Ne ho anche un altro, tiene un altro qui, perché evidentemente ho sbattuto, sempre perché non mi ricordo manco dove ho sbattuto. Ma tanto sbatto ovunque, io ho sempre c'ho dei mobili che mi arrivano proprio al fianco, io pa, tutte le volte, pa, sono piena di botte al fianco. E di certo non perché chissà che cosa. Però
Ma poi ho la pelle chiarissima, quindi a me basta niente per avere un segnetto. E vi posso assicurare che se mai fosse successa una cosa così grave, Milena non sarebbe più qui. Ma non, cioè, ci mancherebbe pure. Io penso che le persone che parlano in questo modo abbiano veramente una stima molto molto bassa di me, perché una situazione del genere nella mia vita adesso non esisterebbe proprio, ma non esiste proprio. Cioè, è una cosa talmente tanto pesante che proprio mi fa anche solo male sentirla. E ripeto, alla fine io sto passando per quella sottona, per quella con poco carattere o altro, solo perché io ho perdonato, ma io ho semplicemente creduto al fatto che la mia compagna abbia passato veramente un periodo pazzesco, pesantissimo, e ripeto, c'è ancora in corso una crisi per questo. Io non vi sto dicendo: ah, vi trattano male, addio, arrivederci, grazie. Io non dico: ah, giustificate le persone. No, io vi dico però: sedetevi a tavolino se c'è amore e capite che cosa sta succedendo. Perché io vi ripeto ripeto queste parole. Milena è una bravissima persona. Milena è una bravissima donna, una persona con un grande cuore che va capita, questo sicuramente, ma non cattiva. Non avrei mai fatto rimanere in casa mia una persona che si potesse definire cattiva, che si possa definire cattiva, una persona che si possa definire appunto una persona che tratta male o altro. Lei si è scusata per quello che ha fatto, si è scusata mille, mille volte e mi aveva fatto anche un messaggio su WhatsApp di scuse anche per il mio pubblico, ma io sono sicura di quello che poi c'è stato di confronto dopo. Io sono sicura di quello che ha detto. Lei mi ha detto che lei non si riferiva alle mie tesorine, lei si riferiva, e io anche avevo capito infatti questo, lei si riferiva alle persone che purtroppo mi seguono, ma che c'è tanta cattiveria, non alle mie tesorine. E vi ripeto, io non vi sto dicendo e non vi farò mai passare il messaggio del vi trattano male, allora giustificate, andate avanti. No, vi dico solo calcolate le situazioni, calcolate le persone. Per come sono fatta io ho analizzato veramente bene la situazione, voi non potete capire quello che noi abbiamo passato dietro. Io in questo specifico caso, per la prima e l'ultima volta però, perché io sono una donna adulta, mi sto regolando così, perché comunque sono volate solo parole. E questo, questo è chiaro come cosa, parole che non pensava, ne sono assolutamente sicura che non le pensava. E io vi ripeto, so che purtroppo a volte può succedere di avere talmente tanto stress di non riuscire a ragionare, può succedere, ma è successo una volta e ovviamente non deve accadere mai, mai, mai più. Questa è la cosa principale. Se fosse volato altro oltre le parole, allora non l'avrei mai potuta ovviamente giustificare e non avrei mai potuto accettare le scuse, mai nella mia vita. Ma conoscendola, sapendo che non è cattiva, sapendo che in quel momento c'erano troppe cose, veramente troppe. Milena non è abituata al mondo del web, non è abituata a tutto questo stress e vi posso dire che non ero abituata nemmeno io. Io stavo uscendo da un periodo che non vi dico, veramente non vi dico, io non vi posso raccontare quello che ho vissuto perché è fuori da ogni concezione, è fuori da ogni cosa. Un periodo che non sapevo veramente più dove sbattere la testa. La paura del mettermi anche poi arrivata, del mettermi in una nuova relazione, farlo pubblicamente perché poi io ve lo dico proprio papale papale, nascondere tra virgolette una relazione per me non è fattibile perché poi mo ci vuole di nuovo, sarei passata per falsa, sarei passata per questo, sarei passata per quest'altro e soprattutto non voglio un mondo così, non voglio un mondo dove io mi debba nascondere. Quindi ho pensato che comunque non ci fosse niente di male nel presentare la mia nuova relazione, ma sapevo che purtroppo ci sarebbero state le marilingue e tante persone che avrebbero parlato, parlato, parlato. E vi dico la verità, molto spesso se nella vita mi sono contraddetta è anche per stress, per paura, perché purtroppo io non ve lo posso raccontare, non ve lo posso, cioè ve lo posso solo raccontare, non ve lo posso far vivere, ma lo stress che si ha stando davanti a tante persone tutti i giorni, perché io faccio video tutti i giorni su tutti i social, ed essere giudicata su tutti gli aspetti, perché poi sono io stessa che mi apro su tantissime cose, ai pro e ai contro. Salute, amore mio. Questo. Vuoi reggiseno? Non so, mi fa perdere il filo del discorso, non so più di che cosa stavo parlando. Aspettate, mi metto l'eyeliner. Ok, ho messo un po' meglio l'eyeliner, insomma, Qua.
un po' meglio si fa per di. Ripeto. E quindi, ah, devo ricomprare una matita nera comunque. E ma dove sta la matita nera? Ah, ecco, wow, no, porca miseria, si è spaccata tutta, vabbè, la devo ricomprare. E insomma, fatto sta. Spaccato? Spaccato tutto. E Zoe, amore, non mi muovere, oh, patata. Poi comprare ancora? Ma sì, lo ricompro, amore. Può succedere. Ci sono troppe cose da dire e da raccontare in questo momento, Zoe, che mi distrae. Vorrei fare un filo, cioè vorrei fare un discorso con un filologico, ma è complicato per questo motivo. Quindi vi ripeto, io sto veramente seriamente tanto pensando se comunque farlo. Datemi un feedback su questo, perché veramente in questo video ho detto tutto e niente, cioè ci sarebbero 3000 cose da dire. E quindi non fatevi un'idea di quello che è successo. Grazie. Sì? Un secondo. Non fatemi un'idea su tramite questo di video, insomma, perché ci sono troppe altre cose da dire, troppe cose da mettere, da prendere in considerazione, troppe cose da spiegare. E quindi ripeto, in linea generale non voglio che passi assolutamente il messaggio sbagliato. Se vi trattano male, ciao ciao a chi si è visto. Assolutamente. Sì, amore, lo so che Gnagna mi ha chiesto di andare, arrivo subito. Okay. E quindi ripeto, è più grande di così il discorso. E vi ripeto, comunque non siamo messi bene, cioè ripeto sempre questo discorso. Quindi quindi datemi un feedback su questo, se farcelo proprio un intero video. Però perlomeno ho sfruttato questo video proprio per ribadire il concetto. Non lo so, fatto da sola, punto. Mi dispiace veramente tanto per quello che sta accadendo. E mi dispiace che soprattutto in un periodo che dovrebbe essere tanto felice, io per prima non riesco ad esserlo. Cercherò comunque di capire un attimo come gestire la situazione. Sicuramente la cosa che non avrei mai voluto è che avvenisse questa lite. Non c'entra niente al di fuori del web, non fuori del web. Ovvio che sarebbe stato meglio proprio non farla, a prescindere. Ma siamo state molto umane e molto vere in realtà. Cioè avete visto una versione molto, molto vera, molto fragile. E mi dispiace anche che di me non si sia capita una benamata mazza, anche perché io purtroppo quando sono così tanto agitata, perché sapevo poi che cosa sarebbe successo, che le persone stavano guardando quella live, non sono riuscita a spiegarmi, non sono riuscita, è passato che così, che sono gelosa, cioè una cosa non c'entrava niente. Io in quel momento, ripeto, non sapevo quello che sarebbe arrivato dopo, molto più di lei, perché ovviamente io so meglio di lei come funziona il web, e sapevo le conseguenze che effettivamente ci sono state. E soprattutto a me non piace litigare, nemmeno a lei ovviamente, però a maggior ragione a me non mi piace litigare, non mi piace alzare la voce, non mi piace, come avete visto, infatti non l'ho fatto perché non è una cosa che mi piace, però ero molto agitata e quindi non sono comunque riuscita a spiegarmi nel migliore dei modi. E questo mi dispiace tanto. Mi perché... piace. Oh, Zoe, dammi, raccogli. E questo ulteriormente mi dispiace perché è passata una cosa che proprio non può essere, proprio perché... io, dopo quello che ho vissuto nella mia vita, non posso essere gelosa perché non è una cosa che mi appartiene, non posso proprio. E se le persone... Grazie, amore. E se le persone pensano questo, onestamente, amen, è colpa mia che non mi sono riuscita a spiegare bene, ma, ripeto, in un momento così tanto di alto stress, dove avevo subito molto, soprattutto delle grandi parole, era molto difficile. Quindi... sono umana anch'io, non mi sono spiegata, ma purtroppo questo può succedere. E ci tengo a dire comunque che Zoe era nell'altra stanza, ma era tutto ok. Lei, come vedete anche in questo video, lei urlicchia sempre. Cioè basta che io parlo e lei, per attirare l'attenzione, fa mamma, mamma, magari non vuole nulla. Cioè proprio nulla, cioè io vado e mi fa e torna indietro. Quindi pure le persone che hanno allargato e ingigantito questa cosa... è molto... no amore, devi girare ancora, cioè è molto sbagliato, c'è veramente tanto che le persone possano pensare questo. Oltretutto io nella live costantemente non c'ero, proprio per questa ragione, proprio perché io... vieni amore, fai questa, tira questa, proprio perché io stavo con Zoe, non è successo nulla, Zoe non ha visto, Zoe non ha sentito assolutamente niente perché casa è molto grande, lei stava con la TV. Ma detto questo, ripeto, io sotto un certo aspetto, ecco, vi posso dire che comunque capiterà anche ai miei figli prima o poi di litigare con qualcuno, e spero che imparino da me a mantenere la calma sulle situazioni. Spero che le cose da adesso possano andare a migliorare. Io vi dico la verità, finché anche sul web non sarò stata
insomma, conclusa questa cosa, probabilmente anche nella nostra vita privata continueremo, insomma, ad andare avanti a fatica, perché c'è tanta tristezza, perché comunque siamo entrambe distrutte da quello che è successo, completamente ammazzate, distrutte, cioè proprio tanto. Poi tutte le persone che sono proprio cattive, che continuano a dire: "Ah, io lo sapevo che sareste durate poco, io lo sapevo che vi sareste lasciate." Ma è anche per colpa, non ci siamo lasciate, però è anche per colpa di tutta la pressione che abbiamo avuto da subito, da sempre, da persone che non sono state capaci di farsi una vita, di andare avanti con la propria vita, persone che hanno dovuto fare proprio cattiveria su cattiveria, cioè noi abbiamo proprio subito cattiveria e non so manco perché, perché alla fine due persone che si amano, ma che male fanno gli altri? Cioè, Raio, non lo so, io spero che un giorno vada. Ecco, io su questo ve lo dico proprio, spero che un giorno ve lo potrò raccontare di tutta la cattiveria che abbiamo subito. Questo mi piacerebbe tanto poterlo raccontare, perché è proprio un'ingiustizia. E niente, quindi mi dispiace tanto per come si sono messe le cose, mi dispiace tanto, però ripeto, adesso deciderò appunto se fare un video così oppure no sull'altro canale, vediamo un attimo, ma intanto vi posso dire che non è un periodo facile. Dopo quello che è successo è difficile anche fare le cose più piccole, che sono totalmente distrutta per il fatto che di solito i Vlogmas sono un periodo felicissimo, un periodo meraviglioso, e in questo momento è come se non riuscissi proprio ad andare avanti, perché effettivamente non ci si riesce, cioè proprio a zero. E io spero che qualche persona possa capire che, cioè, sì, sono stati fatti dei grandi errori, è vero, cioè, le parole che sono volate sono state grandi, sono state pesanti, ma questo infatti ci sta, ripeto, mettendo in ginocchio. Ma io sono per il perdono, io sono anche per il credere che veramente ci sia tutto un mare di situazioni che non vi posso raccontare, per le quali, appunto, perché poi c'entrano terze persone, cioè capito? Proprio un casino, cioè io per questo risulto sempre falsa, perché parlo a metà, perché non posso farlo. Cioè se le cose riguardassero solo me, ah, ma io soffro proprio che non posso raccontare determinate cose, io soffro proprio, dici non le accennare proprio, eh no, non posso, perché le persone dovrebbero pensarci da loro che a ogni cosa c'è un perché, ma io questo perché non lo posso raccontare per intero perché non riguarda solo me. E anche qui, anche il fatto del però non giustificare, no, assolutamente no, ma se c'è amore e se questa persona comunque non si è permessa di andare oltre, e sì, sono volate delle grandi parole, però sono solo volate delle grandi parole, non lo voglio sminuire, ripeto, anche qui non voglio sminuirlo, però se c'è tanto amore e si è promesso di non farlo più, non lo so, raga, io non so, cioè, secondo me è normale che alla prima lite, perché non era mai successo, con tutta la situazione che noi abbiamo subito, con tutte le cose che noi abbiamo subito, è normale tentare di andare avanti, è normale. Non è una persona cattiva. Se io avessi avuto anche solo un red flag di una persona cattiva, se mi fossi resa conto che è una persona cattiva, che non va bene per le mie figlie o altro, non staremmo più insieme. In questo momento invece siamo come in un momento di prova, diciamo, stiamo tentando di andare avanti, però il web non ci lascia andare avanti, questa è la verità. E è molto probabile che se ci lasceremo sarà per colpa del web, del fatto che subiamo uno stress troppo importante, troppo grande e non ci si può più ritirare indietro, piuttosto che per la litigata, perché comunque, ripeto, due persone che si amano possono sbagliare, ma ovviamente nei limiti, perché ripeto, qua sono solo volate parole, che ripeto, non voglio sminuire, però è umano, raga, è umano. Dipende anche che tipo di parole, perché a me in passato sono state dette anche tanti altri tipi di parole, tante anche, diciamo, cose pesanti. E io, sarà che vedo Milena con i miei occhi sicuramente, però io non ho visto cattiveria dalla sua parte. Io ho visto una persona che non ce la faceva più, io ho visto una persona stanca, ho visto una persona che era arrivata, era al limite, non ce la faceva più. Io questo ho visto, non una persona cattiva. Solo il tempo mi dirà se ho ragione o torto, ma sicuramente non è cattiva, perché altrimenti non potrebbe stare qui con noi e sicuramente non mi farebbe mai del male. Questo è sicuro. Se qualcuno vi tratta male, se qualcuno vi fa stare male, toglietelo dalla vostra vita. Questo vale per sempre. Quando ci sono delle situazioni più complicate, magari parlatene con qualcuno che magari vi può aiutare a capire la situazione. Mi dispiace per tutte quelle persone che hanno dovuto guardare delle cose e mi scuso io per tutto, tutto, tutto quanto, tutto. Mi scuso io con i miei tesori, io. E basta, sono io che mi scuso con voi, perché vi voglio bene, perché siete la mia famiglia, e
e perché in tutte le famiglie si litiga, per carità di Dio, però a tutto c'è un limite ed è per questo che in questo momento siamo, sì, stiamo insieme, però comunque non è un momento facile. E niente, vi voglio un gran bene, ci vediamo nel primo canale, tutti i giorni un nuovo video lì e qui ogni volta che posso, e niente, vi voglio bene, grazie per avermi ascoltato anche un po' sfogarmi con voi. E cercherò di fare poca pubblicità a questo video, non voglio che le persone, questo è proprio per i miei tesori, quindi vi voglio bene, love you.